T4 Blog a Bormando ha l'onore di avere con noi il produttore Antonio Renda che ci parlerà del suo document film intitolato Il silenzio del fuoco sui carbonai di Serra San Bruno della provincia di Vibo Valentia. Il film è stato prodotto da Fototeca della Calabria del presidente Antonio Renda. Tale document film è stato realizzato dal regista Mattia Isaac Renda, che si è occupato del montaggio in collaborazione con lui. Racconta la vita dei carbonai. Lasciamo la parola al regista ringraziandolo. Parliamo questa sera delle varie scene del film. Ringraziamo la Proloco di Mormanno nell'ambito della manifestazione Cinema all'Aperto. Lasciamo la parola al produttore. Allora, il film racconta la vita dei carbonai di Serra San Bruno, gli ultimi carbonai rimasti in Calabria. Il fenomeno del carbonai era molto diffuso in tutta la Calabria, ma anche diciamo, in tutta l'Europa, perché era l'unico metodo per riscaldarsi la produzione del carbonio. E quindi è un film che ci appartiene un po' a tutti, un film identitario. E raccontiamo un po' diciamo, tutte queste vicende, raccontiamo tutto il processo produttivo. Il film è curato molto bene dal punto di vista fotografico e dal punto di vista del montaggio. Dura circa un'ora. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa? Vogliamo dire dove è stato proiettato o a noi ci state facendo questa esclusiva? Sì, allora, il film è stato proiettato pochissime volte, una volta è stato proiettato a Trione, ma è praticamente quasi un film in esclusiva perché non è stato ancora, è stato prodotto soltanto da un anno e non è stato ancora girato in molti paesi a Canada. Dicevamo che il film è stato prodotto e proiettato, abbiamo detto, in pochissime zone della regione Calabria, però c'è stata una regione in particolare che dicevamo col produttore, ovvero. Sono proiettato a Trione e quindi è quasi un'esclusiva che abbiamo riservato per Quindi è promuovere una il grande nostro. esclusiva nostra di Mormanno proiettare questa sera questo suo film. Diciamo quindi che il regista è Mattia Isaac Renda e ringraziamo il produttore. LT4 Blog questa sera sarà in diretta per farvi vedere qualche scena del film. Proloco di Mormanno.